Ciao, buongiorno, ben arrivati. Cosa volevo vedere con voi oggi? Siccome mi avete chiamato, mi avete scritto in tanti che volevate vedere come fare le LOL Surprise che stanno impazzendo ormai, impazzando sul web e tutte le bimbe vogliono la torta LOL Surprise. Oggi e domani ci dedicheremo a questo. Quindi direi che possiamo cominciare. Io vi intanto vi giro. Ciao Natascia, Messo buongiorno. una novità. La novità qual è? Che per realizzare la nostra fantastica LOL Surprise, io vi ho creato un mold corpicino, ok? Quindi un piccolo mold bambolotto che potete utilizzare per fare anche proprio dei bimbi o dei bambolotti. È molto versatile e è alto, lo stampo intero è alto circa 6 centimetri, quindi come si dice, il corpicino di per sé direi che siamo intorno ai 5, esatto. Allora, pasta di zucchero. Io vi consiglio di le gambine cominciare già a praticamente a crearle, praticamente creiamo un dente, ok? Grazie mille. Poi la parte, mi raccomando, quella senza giunture deve andare dentro al mold, mi raccomando. E cominciamo a inserire la pasta di zucchero in questo modo. Quindi, dolcemente allarghiamo e inseriamo anche le braccine, schiacciamo bene, ok? Per assicurarci che tutta la pasta sia entrata nel mold. Tagliamo l'eccesso e ricominciamo a modellare. Ci aiutiamo magari con uno strumentino in questo modo, così. Perfetto. Continuiamo a eliminare l'eccesso e continuiamo a inserire bene la pasta all'interno. Ciao, grazie Rita. Buona giornata, ben arrivata. Così, una volta che abbiamo inserito la pasta di zucchero all'interno, che cosa facciamo? Con un pennellino da pittura andiamo a rifinire. Cerchiamo l'incavo delle ginocchia. Ok. Così. Ok, perfetto. E andiamo a creare appunto la nostra bambolina. Adesso io la lascio un attimino riposare, la sformiamo insieme dopo. Come vedete, ne avevo già preparata una in modo che si rapprendesse un pochino, perché a questo punto noi che cosa dobbiamo fare? Con uno stuzzicadenti ci dobbiamo mettere qua e con attenzione dobbiamo, ecco qua, inserire lo stuzzicadenti, però nel caso in cui invece fosse in piedi dovete riuscire a farcela stare in piedi. Quindi andiamo a inserire, ok, il secondo non lo facciamo uscire, lo teniamo un pochino più lungo. Quindi, fatto questo, andiamo a creare la testa. Con sempre pasta di zucchero color carne, ok. Andiamo a creare la forma. Ciao Letizia, buongiorno. Fammi sapere poi, io aspetto sempre tue notizie, mi raccomando. Andiamo a vedere le proporzioni. Direi che è fin grande, ok. Quindi rimpiccioliamola un pochino, direi così. Ok, fatto questo,
dobbiamo creare l'incavo degli occhi, quindi con il manico di un pennellino, così, e con le ditine, io ho sempre l'unghia che devo rifare, andiamo a creare l'incavo in questo modo. Così. Allarghiamola un po' perché secondo me ho buttato per terra tutto, non è un problema. Ok, così. Ora, sempre col pennellino in caucciù, dobbiamo creargli il nasino. Quindi ruotiamo il nostro pennello in questo modo. Con lo strumento in silicone a punta, oggi mi tremano le mani, creiamo la boccuccia. Ok, fatto questo, rifiniamola un secondo perché non mi piace così. Ok, creiamole un minimo di guanciotta e di forma del viso in questo modo. Ok, forse va un po' meglio. Possiamo anche tenerla, schiacciarla un po' così. Ok, e finora ci siamo. Adesso ci prendiamo della pasta di zucchero bianca, la aiuto, stendiamo. Con i micro coppapasta, se li avete, altrimenti con anche dei beccucci da sac à poche, aspettate che controlliamo le dimensioni, perché loro hanno degli occhioni enormi, ma vediamo un po', perché non vorrei che questo fosse un po' troppo grande. Proviamoli tutti e due, vediamo quale ci piace di più. Allora, questo è quello grande grande e è proprio enorme però facciamo questo. Sì, dai, mi piace di più così. Così poi ci prendiamo, che non l'ho presa ma dovrei averla qua, della pasta di zucchero, se no la creiamo in un secondo. Ok, prendiamo della pasta di zucchero azzurra, con lo stesso coppapasta che abbiamo usato per il bianco, facciamo due tondini. Dopodiché, con un coppapasta un po' più grande, andate a levarne una parte, quindi uno e direi due. Perfetto. Fatto questo, prendiamo, ok, e andiamo a posizionare, se non vi si appiccica. Cioè, guardate le mie mani oggi, cioè, è qualcosa di pazzesco. Mi tremano troppo, 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 troppo. Così, così. La stessa cosa la facciamo con l'altro pezzettino, tempera blu e un pennellino di quelli extra fini, potete andare. Facciamo una cosa per non tenerla in mano, che se no mi si scioglie, la mettiamo un attimo qua. Possiamo andare a riprendere un pochino il bordo, così. Ok, 1 e 2. Poi, fatto questo, chiudiamo la tempera perché sennò sapete benissimo che io faccio dei guai pazzeschi. Ci prendiamo
della pasta di zucchero nera. Adesso non usiamo il coppa pasta che abbiamo usato per gli altri due, usiamo, ciao Vale, ciao Mary Jo, usiamo un coppa pasta un po' più piccolo e facciamo uno e due. Se non ne avete di dimensioni diverse, potete usare sempre lo stesso andandone poi a eliminare un pochino, come vi ho fatto vedere prima. Dolcemente andiamo a attaccare, ok, appunto, vedete, mi si appiccicano le mani, che è un bijou, che noia. Allora vediamo di fare così, ok, ecco qua, fatto questo, sempre con la pasta di zucchero nera, andiamo a creare le ciglia. E questa, metterla ci sarà veramente da ridere. Quindi facciamo uno e tagliamo e lo posizioniamo. Cioè, guardate sto di, guardatelo, è pazzesco. No, 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 adesso devo arrivarci in fondo, come sempre, alle cose, perché non riesco a capire perché mi deve tremare la mano in questo modo, così, ok? Poi, tempera rossa, andiamo a fare la boccuccia. Quindi, dov'era il pennellino? Eccolo qua. Fatemi solo sciacquare un attimo il pennellino che ho usato col Nevi, se no le viene una bocca poverina e fa paura. Quindi per fare la bocca delle LOL facciamo così. Allora, un cerchiettino, così, poi uno e la stessa cosa lo facciamo di qua. E due. Ora, con un colorante rosa in polvere e un pennellino, in questo caso sto usando quello a lingua di gatto, misura 2, andiamo a crearle le guanciotte, come abbiamo fatto con l'effetto lavagna l'altro giorno, no? Quindi così. E quando tiro su sono sconvolta. Allora, domani volevo farvi proprio un toperino. Siccome questo genere di torte si presta molto a diversi prodotti che noi abbiamo, volevo innanzitutto farvi vedere come ottenere una scritta, la scritta LOL, nel miglior modo possibile, e poi creare il topper generale. Io vi ricordo, dov'è? Eccolo qua, il nostro bambolotto, lo stampo per ottenere il corpo lo trovate su www.bimagenta.it, come tutti i nostri prodotti. Caricheremo a brevissimo anche il video odierno sul nostro canale YouTube. Se non volete perdervi le nostre dirette, mi raccomando, iscrivetevi. Ciao Mai, un bacione! E basta, io direi che ci vediamo domani per la seconda parte del progetto LOL. Buona giornata e buon proseguimento. Alla prossima, ciao!